Bentrovati anche alla pagina sportiva del TG Noi, in apertura il calcio. Andiamo a fare il punto sul campionato di eccellenze e sul duello infinito tra Viareggio e Giviborgo. Tutto da rifare, la 28esima giornata del campionato di eccellenza rimescola le carte e sancisce l'uscita di scena dalla lotta per il primo posto a meno di clamorose novità del Camaiore. Il primo posto solitario del Giviborgo dura solo una settimana, i biancorossi di Fanani non vanno oltre l'1-1 sul campo del Forcoli e il Viareggio ne approfitta per riagganciarli al vertice. Stavolta non sbagliano gli uomini di Tognarelli, Alpini contro il Cenaia, i bianconeri non giocano una partita straordinaria ma riescono comunque ad imporsi grazie alla grinta e ad un gol di Bruzzi gettato nella mischia a metà ripresa. Grazie ai tre punti il Viareggio risale a quota 53 agganciando il Giviborgo. Fermo al palo a 48 il Camaiore di Ciardelli, fermato in casa 2-1 da Realforte Querceta. Il derby non è mai facile, ma per i rossoblù si tratta davvero di una sconfitta pesante. Dall'altra parte la vittoria rilancia l'ambiente Real, che domenica scorsa il KO contro il Marina La Portuale aveva decisamente abbattuto. Bene il Seravezza, vittorioso contro il Castel Fiorentino, ancora male il Lammari, un punto nelle ultime 5 partite. La classifica è sempre tranquilla, ma per i capannoresi è arrivato il momento di voltare pagina. Come ha fatto il Castelnuovo, tornato la vittoria contro la Cuoiopelli e adesso di nuovo vicino alla salvezza diretta. Per ottenerla serve continuità e domenica prossima il calendario propone lo scontro diretto contro il Pro Livorno. Ancora il calcio, la Lega Pro ha ufficializzato il calendario della 12esima giornata del girone di ritorno, una giornata particolare perché è quella del derby tra Lucchese e Pisa. Allora, la partita tra Lucchese e Pisa si disputerà sabato 21 marzo alle ore 14:30, ovviamente allo stadio Porta Elisa. Una notizia di ciclismo: a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la Versilia nei giorni scorsi, RCS Sport si è vista costretta a modificare la prima tappa della corsa dei Due Mari, la Tirreno Adriatico, in programma mercoledì 11 marzo al Lido di Camaiore. Il cambiamento prevede una modifica sia del tipo di tappa che del percorso. L'originaria cronometro a squadre verrà quindi sostituita da una cronometro individuale di 5 km e 400 metri. I luoghi di partenza e di arrivo della tappa rimangono comunque invariati rispetto a quanto originariamente previsto. Rimaniamo al ciclismo e andiamo a vedere l'esito della prima tappa del Memorial Rota. Il gruppo ciclistico Lonzi Metalli Rari di Livorno si è aggiudicato la prima tappa del Memorial Luigi Rota di cicloturismo, che ha avuto l'ospitalità della Croce Rossa di Lucca. Un prologo che ha avuto un grande successo di partecipanti, circa 300. Una cinquantina le squadre al via provenienti da tutta la Toscana. La gara è stata organizzata dalla polisportiva Porta a Mare di Pisa per una corsa giunta ormai alla 15esima edizione. Alle spalle del gruppo livornese si è classificata proprio la Croce Rossa di Lucca, mentre il gradino più basso del podio è andato al Team Kral Continental di Stagno. Miglior risultato per le squadre pisane lo ha ottenuto la SD Madonna dell'Acqua, giunta al quarto posto, ottava posizione per la polisportiva Porta a Mare di Pisa. La corsa si è svolta in un giorno assai particolare, l'8 marzo, la festa della donna. Erano 40 le presenze a Rosa al Via e tutte sono state omaggiate con un piccolo regalo. Il percorso, 32 km, è stato affrontato molto bene, con grande impegno dai ciclisti, mentre tutto è filato liscio lungo il tracciato. Prossimo appuntamento per il Memorial Luigi Rota con la seconda tappa, in programma domenica 22 marzo a Pisa. Una notizia di hockey: non si gioca la partita di A1 tra Forte dei Marmi e Breganze, in programma domani, martedì 10, al Palasport di Vittoria Puana. Il problema è proprio il palazzetto, sul cui tetto sono saltate 6 paratie in alluminio per via della tempesta di vento, rendendo quindi off limits la struttura e di conseguenza la pista da gioco. Non è stato ancora deciso quando verrà recuperato il match.
Karate, ottimi risultati per gli atleti della società MPI Karate do Porcari. Nella categoria ragazzi, cintura gialla, donne, Matilde Matraia ha conseguito il terzo posto nel kata ed il secondo nel percorso ad ostacoli. Sempre nella categoria ragazzi, cintura gialla, uomini, Diego Pasquinelli è salito il primo gradino del podio nella specialità kata. Filippo Rovera, cintura arancia, ha ottenuto il terzo posto nel percorso ad ostacoli come Simone D'Olivo, cintura verde. Infine, nella specialità kata, Simone D'Olivo ha ottenuto il secondo posto. Una notizia di basket, la Geonova Lucca è stata sconfitta in casa dall'Ital Cerniere Val Bisenzio con il risultato di 82-72, una sconfitta casalinga quindi per la Geonova che non è riuscita quasi mai a imporre il proprio gioco e ha subito la fisicità degli ospiti con Fracassini e Magni. Chiudiamo con una notizia di podismo, si è corsa all'Astra Assigna la 34esima edizione dell'Astra Pazza, classica gara di 10 km, quest'anno valida come campionato toscano WISP di corsa su strada. Ben 600 atleti hanno preso il via per la prova competitiva. In campo maschile la vittoria è andata al portacolori del gruppo podistico Parco Alpi Apuane Marathon Sport, Gilali Giamali. È tutto anche per la pagina sportiva, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte della TG Noi.